come usare mi piace in italiano. Mi piace in italiano deriva dal verbo piacere. In italiano il verbo piacere è il verbo che si usa per esprimere i gusti. È un verbo irregolare e si usa normalmente nelle forme piace per la terza persona singolare e piacciono per la terza persona plurale. Vengono sempre precedute dai pronomi indiretti. Quali sono i pronomi indiretti? I pronomi indiretti svolgono la funzione di complemento di termine. Quelli che dobbiamo utilizzare con il verbo piacere sono mi, ti, gli, le, ci, vi, gli. Per la terza persona del singolare, quale pronome devo usare col verbo piacere? Per la terza persona singolare ci sono due pronomi. Gli per il maschile, cioè a lui, le per il femminile, cioè a lei. Per la terza persona plurale, invece, c'è solo il pronome gli per il maschile e il femminile. Alcuni esempi. A Maria piace il caffè, le piace il caffè. A Ugo piace ascoltare la musica, gli piace ascoltare la musica. Sinonimi per non usare mi piace in italiano. Abbiamo varie espressioni in italiano per non usare mi piace. Queste sono: mi fa impazzire, per dire che qualcosa piace davvero molto. Per esempio, il tiramisù mi fa impazzire. Non mi dispiace, per indicare che qualcosa ti piace ma non troppo. Ad esempio, non mi dispiace affatto venire a cena con voi. Amo oppure adoro, per esprimere un piacere profondo. Ad esempio, adoro visitare nuove città. Come usare mi piace con i nomi singolari? Ad esempio, mi piace l'arancino, ti piace il ragù, le piace il pesto genovese, ci piace la matriciana, vi piace la caponata, gli piace il pasticciotto. Come usare invece mi piace con i verbi all'infinito? Ad esempio, mi piace viaggiare, ti piace ascoltare musica, gli piace meditare, ci piace dipingere, vi piace cucinare, gli piace fotografare. Molto bene, ci vedremo alla prossima lezione. Un saluto!